parte a Salerno il progetto RAE Solidarietà. Siamo con il dottor Vincenzo Chiera, progettista dell'intervento, al quale chiediamo di illustrarci i dettagli tecnici e non solo di questa iniziativa. Sì, in realtà l'iniziativa parte sulla sorta di un finanziamento ottenuto dal Centro Coordinamento RAE e ANCI su 5 euro tonnellate di premialità, che è la parte economica che viene rilasciata ai comuni per fare delle progettazioni, sia organizzare il sistema di raccolta dei RAE, sia per fare delle campagne di promozione come quella che ci accingiamo a fare a Salerno, che comprenderà sostanzialmente le scuole del Salernitano, ma anche uffici pubblici, dove saranno posizionati dei contenitori per la raccolta degli R4 cosiddetti. In realtà sono tutti i rifiuti elettrici ed elettronici di piccola mole, diciamo, come telefonini, come joystick, come giocattoli elettronici e quant'altro. E in realtà, con il ricavato poi delle premialità di questo progetto, la cooperativa Stalker, che compartecipa al progetto, fornirà assistenza a tutto il mondo, diciamo, sociale della disabilità sociale. Specifichiamo i tempi del progetto, quanto parte e qual è la data prevista? Il progetto parte praticamente dalla settimana prossima, con il posizionamento dei contenitori presso le scuole e gli uffici pubblici, e terminerà a giugno, in realtà, come fase progettuale. Poi la toglie che noi proseguiremo con le attività anche, diciamo, nel corso dell'anno 2015. Tra i protagonisti del progetto RAE Solidarietà, la cooperativa sociale Stalker, abbiamo con noi la presidente Dolmia Peduto, alla quale chiediamo di illustrarci che cos'è questa cooperativa e che cosa fa concretamente. Buongiorno, sono la signora Peduto Dolmia. Innanzitutto la cooperativa sociale Stalker, la cooperativa di tipo B, l'80% delle persone sono persone svantaggiate. Noi ci occupiamo dei disagi a recuperare queste persone, perché alla fin fine tutti siamo delle persone valide, come si può dire, tutti si possono mettere in gioco. La nostra cooperativa produce confiture, marmellate e grazie al dottor Chiera siamo entrati in questo progetto. Il nostro compito è quello di portare i cassonetti per le scuole, raccogliere, perché qualsiasi cosa può essere utile. Tra gli enti promotori del progetto RAE Solidarietà, il Comune di Salerno, che è in prima linea in questo campo, e in particolare se ne è occupato l'assessore alle politiche ambientali Gerardo Carabello, al quale chiediamo di illustrarci le finalità di questo intervento e anche, come dire, l'impegno in tal senso da parte del Comune su questo progetto, con un duplice risvolto di sensibilizzazione sull'ambiente ma anche un risvolto sociale. Diciamo che l'iniziativa nasce principalmente come campagna di sensibilizzazione sul recupero dei cosiddetti RAE, che è l'acronimo che sa indicare i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono dei rifiuti che molto spesso vengono sottovalutati, nel senso che opportunamente recuperati e riciclati si possono recuperare all'interno una serie di materiali che possono tornare a nuova vita. Basti pensare che oggi molta buona parte di questi rifiuti addirittura vengono portati legalmente in paesi dell'Africa, dove vengono smaltiti bruciando addirittura le parti in plastica per poter recuperare le parti più pregiate di metalli. Parliamo anche di metalli nobili che sono presenti all'interno dei computer, per esempio quali il platino, l'oro, e naturalmente sfruttano bambini in quelle zone per fare questi, diciamo, lavori in condizioni di assoluta mancanza di sicurezza. L'obiettivo è quello, naturalmente, dicevo, di sensibilizzare, ma allo stesso tempo abbiamo avuto l'idea di innestare su questa iniziativa anche un progetto di solidarietà, coinvolgendo la cooperativa sociale Stalker, che si occuperà di una, diciamo, parte del progetto, e andremo a posizionare dei contenitori dedicati a questo tipo di raccolta presso tutte le scuole di competenza del Comune di Salerno, presso uffici pubblici, centri commerciali. Ripeto, l'obiettivo è questo. Tra l'altro non è la prima iniziativa che il Comune di Salerno fa in questo settore specifico dei RAE. Per esempio, noi l'anno scorso abbiamo già portato avanti un progetto insieme a Lanci, che era RAE Scuola, e anticipo che stiamo anche lavorando a un ulteriore progetto, contiamo di poterlo attivare quanto prima in collaborazione con l'istituto penitenziario che è presente sul territorio di Salerno, che è un'esperienza che è già stata portata avanti anche in altri comuni del nord Italia, che è denominato RAE Carcere, cioè la possibilità di coinvolgere dei detenuti nelle attività di smontaggio e di recupero dei rifiuti elettronici. Quindi, diciamo, stiamo lavorando un po' d'ampio spettro su quello che per noi è una risorsa e non un problema, perché se opportunamente trattati, ripeto, noi possiamo far tornare a nuova vita questi materiali, e soprattutto, ripeto, all'interno ci sono anche metalli nobili. La campagna di comunicazione del progetto RAE Solidarietà è stata curata dall'agenzia di comunicazione MTN Company. Abbiamo con noi il CEO dell'agenzia, Carmine Alessio. Ecco, Carmine,
siamo tutti supereroi, questo è lo slogan dell'iniziativa. Perché? Perché? Perché dai piccoli gesti si possono raggiungere grandi obiettivi. Anche una raccolta fatta bene dei rifiuti può dare grosso senso a questi progetti di evoluzione della società civile. Tra l'altro ci avviamo della cooperativa Stalker, che effettivamente hanno le capacità dei supereroi.